or die è in motto americano che caratterizza quelle formazioni che non hanno via d'uscita alla vittoria per proseguire la loro avventura in una competizione playoff. Benvenuto da Vito Troilo con le immagini che vi giungono dal Paladome per il confronto valido per gara 2 dei quarti di finale del campionato di Serie B di pallacanestro tra Ambrosia Bisceglie e San Severo. A fianco a me, oltre ovviamente alla collaborazione di Tino Freda, saluto e ringrazio coach Saverio Nero. Grazie a te Vito dell'invito, buonasera a tutti. Partita cominciata agli ordini degli arbitri Stefano Barilani di Roma e Andrea Bernassola di Palestrina, con il primo canestro realizzato da San Severo, dall'ex di turno Enzo Cena. Il primo attacco dell'Ambrosia con tiro fallito da Mattias Drigo. C'è un pubblico delle grandi occasioni al Paladone, altri 1000 spettatori presenti sugli spalti. La palla persa da San Severo, il quintetto in campo per l'Ambrosia si rivede, fortunatamente non era nulla di grave quanto capitato a Mauro Stella, con la maglia numero 11, completa il quintetto di coach Alessandro Fantozzi, Mauro Torresi con 4, Giovanni Gavarotta con 50, Mattias Rigo con 8 e Alessandro Cecchetti con 20. Attacca la formazione di casa con lo step back di Giovanni Gavarotta, tiro da 3 punti sul primo ferro, rimbalzo conquistato da Mattias Drigo. E ancora un'opportunità per il team di casa, che però perde il possesso di palla con l'infrazione di passi commessa da Mauro Stella. Il quintetto di San Severo con Mattias Di Marco, numero 20, nella ruola di playmaker. I due esterni, Leonardo Cilveni con 17, Emilio Scarponi con 16, Irundi, Enzo Cena con 10 e Andrea Quarisa con 18. L'attacco per San Severo, trovato Scarponi, venuto da 3 punti, uno dei due ex di turno da parte San Severese, ha però fallito il tentativo. Dall'altra parte la transizione rapidissima dell'Ambrosia, il passaggio di Mauro Stella, in fallo su Giovanni Gambarotta. L'Ambrosia ha iniziato secondo me molto bene in difesa, cercando di chiudere i primi minuti sicuramente il loro giocatore più importante, che è Quarisa. L'Ambrosia sta anche cercando di aumentare la velocità rispetto alle partite precedenti, ma anche durante il campionato, e sicuramente Mauro Stella dà un grosso contributo per questo, e penso che sarà molto importante anche Giovanni Gambarotta, che ho visto molto, molto intenso nelle ultime partite. E il nostro gol di Giovanni Gambarotta a sbloccare il punteggio per l'Ambrosia. Due pari al Paladone, 1 minuto e mezzo. Gara 1 si è conclusa con la vittoria di San Severo, con punteggio di 59 a 49. Attacca la formazione ospite in tenuta nera con strisce gialle. 5 secondi per questa azione di Marco Colacena. Un tiro affrettato per Enzo Cena, che però si dimostra preciso e va a segno. In quintetto Enzo Cena, a differenza di gara 1, quando invece il tecnico Tauno ha preferito altre scelte con Luca Marungi, invece è partito dalla panchina in questa seconda gara della serie. Lavora sul perno Alessandro Cecchetti, trova un tiro in posto pubblico del canestro, questo dell'Ambrosia. Saverio, il fattore Munghi è fondamentale per vincere questa partita per quanto riguarda i nerazzurri. Ambrosia deve avere molta pazienza nel cercare sicuramente sia Alessandro che Mattias vicino canestro. Bisceglie può solo con continuità difensiva e pazienza in attacco mettere in difficoltà San Severo, anche perché San Severo ha una pressione agonistica molto importante, l'ha dimostrato anche durante l'anno. Ho visto subito che in post basso qualsiasi giocatore vada a prendere posizione, San Severo cerca di raddoppiare e quindi di togliere le linee di passaggio. San Severo continua a fare questo tipo di difesa molto aggressiva, però i ragazzi penso che stiano giocando con la testa in questo momento, ma devono fare per tutta la partita così. Passaggio sporcato da Enzo Cena, restano 6 secondi e questa è la seconda palla persa da Mauro Stella, infrazione di doppio palleggio, contestata questa decisione arbitrale in maniera molto però
coach dalla panchina di casa. Il possesso per San Severo, che ha chiuso la regular season con 50 punti, 25 vittorie e soltanto 5 sconfitte. Palla persa ora dalla formazione down. È stato Ivan Scarponi a pestare la linea laterale, l'intensità difensiva, marchio di gara 1 per quanto concerne le due formazioni. Potrebbe risultare l'ago della bilancia anche in questa partita. Penso proprio di sì, anche perché l'Ambrosia ha sicuramente un paio di giocatori che sono Alessandro Cecchetti e Giovanni Gambarotta, un agonismo importante. Ecco, queste sono le cose che probabilmente non dovremmo fare, quindi disattenzione nei passaggi, perché loro stanno molto sulle linee di passaggio, sono molto aggressivi sulla palla. C'è un cambio zona, c'è un cambio difesa in questo momento, dove non siamo riusciti a guardare e a verificare subito. Infatti Fantozzi sta chiamando time out. Sì, passaggio di difesa della formazione ospite, ha trovato leggermente impreparato l'Ambrosia, che ha perso ancora un pallone. C'è un altro fischio arbitrale, ha fischiato un'infrazione di passi a Mattias Di Marco, playmaker di San Severo. Si ferma il gioco quando mancano 6 minuti alla conclusione del primo quarto. Punteggio Ambrosia Bisceglie 4, San Severo 6. Alla luce di quello che è accaduto in gara 1, un altro fattore psicologico che potrebbe risultare decisivo da una parte e dall'altra, e soprattutto quello relativo al tiro da 3 punti, perché le percentuali sono state veramente basse su entrambi i lati in gara 1. Sì, la pressione di sabato l'aveva sicuramente San Severo dalla sua parte, infatti dalla lunga ha fatto molta fatica. È anche vero che per arginare Quarisa, che è il loro giocatore migliore vicino al canestro, ovviamente anche in gara 1, ma succederà anche in gara 2, Bisceglie deve concedere qualcosa dalla lunga distanza. Penso che il coach Fantozzi abbia previsto tutto questo, ma penso che sarà molto importante che tutti e 5 i ragazzi difendino tutti allo stesso livello per aiutarsi in difesa e cercare di andare in contropiede, perché secondo me con un giocatore come Gambarotta che ha Bisceglie possiamo trovare diverse soluzioni in contropiede. Gioco ripreso dopo il time out chiesto da Alessandro Fantozzi. La difesa a tutto campo di Ivan Scarponi su Mauro Sera. È un nuovo cambio della formazione ospite. L'Ambrosia si trova un po' in difficoltà in questo attacco, restano 8 secondi. Si muove Mauro Torresi, il passaggio però difficile sulla linea d'anticipo di Quarisa su Cecchetti. E poi il canestro realizzato da Ivan Scarponi. San Severo che ha già approfittato in due circostanze di due palloni persi per ripartire, se non in contropiede, in situazione di transizione. Fallo intanto di Cena. Enzo Cena su Mattias Rigo, primo fallo fischiato all'ex di turno, giocatore che è assolutamente un'arma tattica importante, lo è stato nelle stagioni in cui ha militato nell'Ambrosia. Su un canestro importantissimo in gara 3 di semifinale ad Agropoli, che permise infatti all'Ambrosia di centrare l'accesso alla finale. Arriva un altro bel canestro realizzato da Alessandro Cecchetti, che si sta dimostrando utile anche in attacco. Severo, partite ha fatto molta fatica. Penso che Alessandro sia un giocatore molto agonista e sicuramente una partita di playoff come questa darà il suo contributo. Questa è la dimostrazione in questa azione che se andiamo in contropiede possiamo fare male a San Severo. 8 pari, 4 minuti e 40, si arresta dalla media in su Cena, un errore, rimbalzo in attacco però conquistato da Quarisa. Ancora un errore, questa volta di Ciribelli da 3 punti, l'ultimo tocco a rimbalzo è di un giocatore dell'Ambrosia. Un altro dato di gara 1 a rimbalzo, 35-32, tutto sommato i nerazzurri hanno tenuto sotto questo aspetto
anche se è notevole l'apporto di Quarisa, che ha preso 17 rimbalzi dei 35 della sua squadra, praticamente quasi la metà. Intanto tiro da tre punti di Scarponi, bel tagliafuori questa volta di Alessandro Cecchetti, partita bella e maschia. È quello che serve nei playoff. Ho visto lavorare la squadra durante la settimana e Alessandro ha cercato di velocizzare moltissimo le azioni d'attacco, cercando di lavorare anche su una transizione offensiva che ci ha portato ancora una volta in vantaggio. Penso che sia un fattore importante lavorare su difesa dura e correre in contropiede. San Severo replica al primo svantaggio con un canestro in entrata di Leonardo Ciribeni, 3 minuti e 39, una palla ancora persa dai nerazzurri, ha sorpreso anche noi Di Marco, arresto e tiro dalla media, nulla da fare, poveri bagnate. Si conferma la baraonda di gara 1, i playoff abbassano anche le percentuali dei giocatori più precisi, come è sicuramente Mattia Stimato. Mauro Stella prova a prendere in mano la squadra e a darsi anche ritmo con questo canestro, 12 a 10. Di Marco, il tempo è scarica, ha trovato Scarponi, mette la palla per terra, si prende il tiro che vale 2 punti, lo fallisce e rimbalzo è conquistato da Mattia Strigo. Dall'altra parte proprio Mattia Strigo a condurre la transizione, vuole andare fino in fondo, corto il tiro affrontando Quarisa, forse un'azione sprecata dai nerazzurri che hanno alzato troppo i ritmi in questa circostanza. Da 3 Di Marco, gamba rota, si impone al rimbalzo, poi però non riesce a tenere il pallone che resta nelle mani degli ospiti. Ciribeni prova il fallo di Alessandro Cecchetti. Dobbiamo sfruttare meglio queste transizioni, direi che Miceli sta giocando intensamente in difesa e sta mettendo in difficoltà in velocità San Severo. Primi cambi nella partita, fuori Mattia Strigo, dentro Gianmarco Reggio per l'Ambrosia, fuori tra gli ospiti invece Scarponi, Ivan Scarponi, rilevato da Iris Icardi. I liberi San Severo nel trasforo del Paradome con Leonardo Ciribelli. Realizzato il punteggio Ambrosia Misceglie 12, San Severo 11, l'opportunità per Ciribeni di impattare la situazione. Nulla da fare, 1 su 2 soltanto per Ciribeni, il rimbalzo conquistato dal neoentrato Gianmarco Reggio, si ripete la marcatura di Icangi su Mauro Stella e bisognerà adesso vedere anche quale sarà l'atteggiamento dei due giocatori dopo i fatti di gara 1. Ah, sicuramente Icangi è un giocatore molto atletico, un ragazzo molto giovane e sicuramente nella gara 1 ha sentito molto la pressione della partita, pressione del playoff e pressione anche del suo allenatore, che sicuramente gli ha imposto una difesa molto dura su Mauro, però penso che Stella possa avere la meglio per la sua esperienza che ha in questi campionati. È entrato Ricci al posto di Ciribeni, ancora Stella accoppiato con Icangi, anticipo bucato da Enzo Cena, l'errore di Cecchetti, tocca Gambarotta, prova il tap-in, poi però il pallone finisce nelle mani di Andrea Quarisa, ma gli arbitri hanno fischiato una situazione di palla a due. Questo fischio onestamente favorisce l'Ambrosia. Un po' dubbio ma ci sta. Poi intanto Giovanni Gambarota rilevato da Andrea Chiatti. Al tiro Mauro Torresi, uno dei protagonisti di questa gara, per il momento pare non essersi esposto più di tanto, infatti questa è la sua prima conclusione dal campo nella partita. Icangi con l'errore, rimbalzo di Quarisa, sale Gianmarco Reggio, fotografa il tiro di Quarisa, Reggio
un altro protagonista di questo scorcio di stagione, forse un inserimento azzeccato da parte della dirigenza. Gianmarco è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha talento, che può sicuramente crescere, ha delle doti offensive non indifferenti, è cresciuto anche in difesa nell'ultimo mese e penso che la squadra ne abbia trovato benefici. È entrato Marmuggi per Sansevero, questi sono i canestri che non bisogna concedere. Ciribeni a segno, Ciribeni che è rientrato al posto di Di Marco. Palla sotto ancora per Cecchetti, tiro entra ed esce. Un peccato in questa circostanza per i nerazzurri, c'è un fallo. Severo giocherà con Ricci, playmaker. E valuteremo anche questo tipo di situazione, considerato che Mattias Di Marco è in panchina con due falli. 1:06. Entriamo nell'ultimo minuto di questo primo quarto. Bisceglie 12, Sansevero 13. Liberato Marmuggi per un tiro da tre punti che si è dimostrato piuttosto letale per la formazione nerazzurra. Più 4 Sansevero. E anche il primo canestro realizzato dalla formazione ospite, dalla lunga distanza, da 3 Chiriatti. Tiro però è sbagliato, è arrivato il Kanji al rimbalzo, 30 secondi. Sansevero prova ad allungare proprio a ridosso del fine periodo, congela la situazione Ricci, la circolazione di palla per linee esterne, si cerca Clarisa, buon lavoro di Torresi su Ciribeni sulla linea di fondo, arriva l'infrazione di 24 secondi che premia il buon lavoro difensivo dell'Ambrosia, soprattutto fra gli esterni. Dagli esterni stiamo lavorando molto bene sulle linee di passaggio e abbiamo chiuso anche bene la linea di passaggio in post-up, perché la palla Quarisa per Sansevero è importante. Stiamo difendendo secondo me molto bene, ogni tanto concediamo un tiro da tre punti perché Quarisa ovviamente è un fattore in questa partita, lo è stato per tutto il campionato. È entrato Romano al posto di Ikanji, il decimo uomo, anzi il nono per Sansevero, c'è un fallo abbastanza netto di Romano, una fesseria perché regala 3 tiri liberi a Mauro Stella e quindi il playmaker nerazzurro potrà andare in un'etta per 3 tiri liberi. Direi che l'esperienza conta sempre. Fallo naturalmente per Romano, la presenza di Mauro Stella cambia e di molto il coefficiente di produttività dell'Ambrosia. Cambia molto anche la sicurezza della squadra, perché Mauro sicuramente è un giocatore esperto, è un giocatore che ha calcato i campi della Serie B ormai da anni e lo calca ancora molto bene. Quindi la squadra si affida a lui nei momenti decisivi e anche nei momenti di controllo della partita. Tiri liberi per Mauro Stella, entrerà Matteo Cercolani per difendere sull'ultima azione e ovviamente Di Marco cercherà il contatto falloso con Cercolani, come è logico che sia. Altro giocatore esperto ovviamente. Ricci, la palla sotto per Quarisa che va a segno e questo è un canestro che forse l'Ambrosia non avrebbe dovuto concedere. Si conclude 18-13 per Sansevero il primo quarto. Salerio, che primo periodo è stato? È un periodo intenso, Bisceglie sta cercando di rimanere incollata a Bisceglie con intensità difensiva e cercando di aumentare la velocità in attacco. Loro sono una squadra esperta che ha giocato un campionato direi al di sopra dei pronostici e penso che per rimanere incollati alla partita dobbiamo continuare a difendere come abbiamo fatto nel primo quarto senza concedere spazio a Quarisa vicino canestro.
18-13 il punteggio di questa prima frazione. Miglior realizzatore per l'Ambrosia Alessandro Cecchetti con 6 punti, per San Severo invece hanno segnato già 6 giocatori, ci sono i 5 di Ciripeni, 4 per Cena, 3 per Manucci, poi tutti quanti hanno contribuito. Dato dei rimbalzi al momento sorride all'Ambrosia, 9-5, ma San Severo ha trovato buone percentuali nel pitturato, soprattutto con Quarisa che sta cercando di essere determinante a ogni costo, facendo valere la sua stazza e l'essere probabilmente un giocatore che ha pochi eguali in tutto il campionato di Serie B. Direi che lui sicuramente è uno dei migliori lunghi, non solo di questo girone, ma in generale dei 4 gironi della Serie B. Il gioco sta per riprendere. Immutato il quintetto dell'Ambrosia, poi Matteo Cercolani non è più entrato in campo. Col suono della sirena si può cominciare con il secondo quarto di questa gara tra Ambrosia Bisceglie e San Severo. Possesso per la formazione ospite, qualche difficoltà nel controllo per Irisi Kanji, il doppio blocco di Marmugi, esce Ricci per giocare un pick and roll, non riesce però a essere profondo, Quarisa, partenza fallosa, infrazione di passi di Iris Ikanji. Che è entrato al posto di Ricci. Possesso Ambrosia, c'è un fallo. Veramente difficile riuscire a decifrare il frastuono fallo di Ciribene del Paladome nel quanto accade. Fallo intanto fischiato a Leonardo Ciribeni e rimessa per la formazione di casa. Di Kanji ovviamente esegue quanto gli viene chiesto, forse in questo caso è andato oltre il limite. Infrazione di passi sulla ricezione fischiata a Mattias Rigo. Questo è un fischio raro. Un po' di fretta da ambedue le parti in questi primi minuti, in questi primi secondi del secondo quarto. Direi che la nota positiva fino adesso è stata anche un arbitraggio equo da entrambe le parti. Penso che gli arbitri sono abbastanza esperti e tengono sotto controllo una partita difficile. Il lavoro di San Severo, 5-4 secondi, Ricci si alza per il tiro ma sfonda commettendo fallo in attacco. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere in questa azione d'attacco di San Severo la velocità di esecuzione del blocco cieco di Ikanji, che ha lasciato per un momento sguarnita la difesa nerazzurra proprio su Quarisa. I blocchi tra piccolo e lungo sono ovviamente un fattore importante per una squadra con roster di San Severo. Assolutamente sì, anche perché San Severo lavora molto bene in attacco di squadra per andare a cercare ovviamente i suoi punti di forza. Sicuramente il Kanji, essendo anche un fattore dal punto di vista fisico, aiuta molto la squadra nella sua struttura. Intanto però il suo tiro è sbagliato, rimbalzo conquistato da Quarisa. Sempre 18-13 il risultato. Dopo un minuto e mezzo del secondo parziale c'è un fallo, non è di Gianmarco Reggio, fallo all'inizio della penetrazione, quindi non ci dovrebbero essere due tiri liberi e invece vengono accordati due viaggi in lunetta per San Severo. Ora il cambio con l'ingresso di Matteo Cercolani al posto di Mauro Stella. Matteo Cercolani che sicuramente dovrà riscattare l'opaca prova di gara 1. Matteo ha
sicuramente delle qualità importanti anche in questa squadra, è un ragazzo giovane, deve prendere molta fiducia nel giocare in un campionato di questo genere, soprattutto nel giocare dei playoff contro la prima in classifica. Ha fatto fatica l'andata, ovviamente Cohen conosce benissimo le caratteristiche dei giocatori bisceglesi e l'ha lasciato praticamente solo a ogni tipo di situazione in attacco. Matteo però deve continuare a prendere quei tiri perché comunque è importante. Lunetta per Sansevero con Cirimeni, 2-2, porta la formazione Launa al massimo vantaggio sul più 7, 20-13, 8 minuti e 13, ed ecco la zona per Sansevero, dovrebbe essere una box and one con Cirimeni su Mauro Torresi. Attacco dei nerazzurri, trovato in angolo, Leggio da 3, non va. Percentuali molto basse per la formazione di Alessandro Fantozzi. Tiriati si occupa di Ricci, vuole palla sotto, Marmugi commette fallo in attacco. Un'altra situazione di blocco tra piccolo e lungo. Questa volta però Mauro Torresi ha fatto valere la sua esperienza guadagnandosi il fallo in attacco. Mauro è un giocatore che quest'anno non si è espresso solo a livello offensivo ma anche a livello difensivo. È un giocatore, è un ragazzo molto intelligente e stasera non è ancora entrato in partita e Bisceglie ne ha bisogno. E vedremo se sarà il secondo quarto quello giusto per mettere in movimento Mauro Torresi. Ci sono stati due blocchi per lui, marcato box and one, mette la palla a terra, Chiriatti sulla linea di fondo, arriva il fallo di Ricci. Questo tipo di contatti a Sansevero non sono stati assolutamente presi in considerazione dagli arbitri. Ci poteva stare, penso che gli arbitri stasera hanno un'esperienza superiore agli arbitri che ci sono stati sabato. Direi che la cosa importante in questo tipo di difesa che sta facendo Sansevero è che Bisceglie ha molta pazienza e questo è un fattore che può aiutare la squadra a produrre in attacco. L'ultimo tocco di Mauro Torresi secondo la coppia arbitrale in questa situazione molto discussa. Il capitano nerazzurro ha leggermente protestato, possesso però nelle mani di Sansevero. Vuole lavorare spalla a canestro Ricci contro Cercolani, mismatch vincente, 22 Sansevero, 13 Ambrosia. 3 minuti giocati nel secondo quarto e i nerazzurri non hanno prodotto ancora punti. Direi che questa difesa, ecco, subito smentiti. Gianmarco ha fatto un ottimo canestro dai due punti. Bisogna avere molta pazienza. Da allora è una difesa mista, partono a zona, ma con i tagli dall'angolo di Mauro Torresi vanno a uomo. È una difesa mista che sicuramente ci sta mettendo in difficoltà. Il fallo di Mattia Srigo su Luca Marmugi. Resta in panchina Alessandro Cecchetti per l'Ambrosia. Ora viene soltanto adesso richiamato Andrea Quarisa, torna Enzo Cena. Sansevero adesso è più leggera ma più pericolosa dal perimetro, con Enzo Cena che è un ottimo tiratore, si affianca a Marmugi che ha già fatto male all'Ambrosia in gara 1. Rimessa in attacco della formazione ospite, ancora Ricci riesce a penetrare nella difesa nerazzurra e a realizzare il canestro del 24-15, più 9 Sansevero. Da 3 Cercolani, corto, esarrabbia coach Fantozzi. Icangi non tiene la palla in campo, questo è ossigeno per l'Ambrosia perché subire un altro canestro avrebbe potuto comportare delle conseguenze negative sul piano psicologico. Matteo ha fatto una forzatura gratuita che non serviva, sicuramente adesso con il rientro di Mauro e di Giovanni sicuramente potremo cercare di giocare un po' meglio in attacco.
abbiamo bisogno di continuare a fare contropiede come l'abbiamo fatto nel primo quarto, cosa che nei primi minuti del secondo quarto non si è verificata. Panchina per Andrea Chiriatti, resta invece in campo Mauro Torresi che non si è ancora sbloccato, non ha ancora realizzato un punto, ci prova ora, tiro sul ferro però, rimbalzo lungo che ha favorito la transizione rapida di San Severo. Stella prova a tenere i cangi, gli rende qualche centimetro, ma comunque è piuttosto abituato a lavorare in queste situazioni di isolamento, spalle a canestro, palla persa ancora da San Severo e qui ancora una giocata d'astuzia e di esperienza del playmaker nerazzurro. Assolutamente sì, Mauro sicuramente non è nella sua migliore condizione, però penso che stia dando il 100%. E anche un pochettino di pressione sugli arbitri da parte dei nostri giocatori esperti va sicuramente considerata ed è molto importante. 5 minuti e 27 per andare all'intervallo, Lambrosi ha realizzato praticamente un punto al minuto, 15 a fronte dei 24 di San Severo. Manca forse alla formazione nerazzurra un po' più di qualità sotto il profilo offensivo, mancherebbe forse un altro esterno in grado di produrre molti punti di categoria e di esperienza che in questo tipo di partite potrebbe dare manforte alla squadra. Questo è vero, ma sicuramente San Severo fino adesso ha marcato molto bene Torresi, che non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli soliti. Dobbiamo avere molta pazienza e, ripeto, secondo me è molto importante continuare a difendere e a prendere rimbalzi per fare contropiede, perché comunque anche se non abbiamo un esterno insieme a Mauro che ha grande tiro da fuori, abbiamo Giovanni che può lavorare sia in difesa che in contropiede ed è molto importante, penso, per noi e per il gruppo avere certi tipi di giocatori. Penso che un giocatore come Gambarota non ce ne sono tantissimi in questo campionato. Riprende il gioco San Severo avanti di 9 lunghezze, resta in panchina Mattias Di Marco gravato di 2 falli, sta portando palla Ricci che qui commette un fallo abbastanza evidente su Mauro Torresi. Continua con aggressività San Severo a difendere su tutte le linee di passaggio anche a centrocampo, questa però costa 2 tiri liberi alla formazione ospite ed è anche il terzo fallo di Ricci, costretto a uscire dal campo, rilevato da Mattias Di Marco. Può essere un fattore il gravame di falli per i due playmaker di San Severo? È importante sicuramente per San Severo continuare ad avere una certa pressione sulla palla e anche sulle linee di passaggio. Penso che loro siano una squadra molto esperta e possano lavorare nel ruolo di playmaker anche con Ciripeni. Penso che Lambrosia debba continuare ad avere pazienza in attacco e a non concedere questi tiri da 3 punti. Ancora Marmugi, ancora sugli scarichi, si ripete il tema tattico di gara 1 e un po' di tutta la stagione sotto il profilo offensivo di quello che ha costruito, ha saputo costruire San Severo giocando sull'equivoco Guarisa Marmugi, due lunghi che si completano per caratteristiche. Intanto il tiro dalla media sbagliato da Mauro Stella e il fallo commesso al rimbalzo le dà Gianmarco Leggio. Difficile marcare una squadra che ha un big man, un uomo d'aria e soprattutto ha un numero 4 come Marmugi, capace di fare pick and pop, di aprirsi per tirare da 3 punti. È che la pallacanestro di oggi è questa, dove non ci sono quasi mai due lunghi di ruolo in campo e dove sicuramente l'attacco come San Severo, ma anche molte squadre di questo girone, sfruttano moltissimo i pick and pop. Drigo prova a mettere palla per terra, l'ultimo tocco è di Icangi, fischio abbastanza semplice, ma l'allenatore di San Severo, che abitualmente ha sempre qualcosina da dire agli arbitri, non si smentisce neanche in questa circostanza. C'è una serie di richiami alle varie panchine, ne abbiamo visti almeno 3
in gara 1 all'allenatore di San Severo, non è arrivato alcun fallo tecnico, però dopo i tre richiami. Direi che Piero Cohen, pur essendo un grande allenatore, ha sicuramente questa caratteristica, quella di mettere pressione in qualsiasi momento della partita, sia agli arbitri ma anche ai giocatori avversari che al pubblico. Sicuramente gli arbitri stasera hanno molta esperienza e possono sicuramente portare a termine questa partita senza nessun problema. Il tiro sbagliato da Mauro Stella, il contropiede ha provato a farlo San Severo, fermato dal fallo di Giovanni Gambarota. Si tratta del primo fallo per Giovanni Gambarota. L'Ambrosia non ha ancora esaurito il bonus, il terzo fallo di squadra per la compagine nerazzurra. Al contrario, San Severo è già in bonus da alcuni minuti. È il quarto adesso per la formazione di casa. Aggiornato il tabellone, mette la palla in gioco San Severo, che in gara 1 ha segnato tre canestri. La rimessa in attacco, adesso c'è un brutto contatto tra Icangi e Gambarota e qui si instaglia tutto quello che è già accaduto in gara 1, perché è chiaro che dopo quello che è successo in gara 1 i bisceglesi ritengono che qualsiasi episodio di questo tipo sia per forza volontario. Direi che Icangi per l'ennesima volta ha mostrato la sua inesperienza in questo campionato. Sta sicuramente soffrendo la pressione e direi che il suo allenatore giustamente lo porta a sedere. Penso che... È chiaro che adesso l'area si accende perché purtroppo c'è sempre un'origine del tutto. C'è uno storico. C'è uno storico ormai, c'è un precedente e quindi è chiaro che anche le reazioni della panchina di San Severo possono lasciare equivocare e interpretare cose che magari non corrispondono neanche alla realtà. Il gioco comunque continua, tiri liberi Ambrosia con Giovanni Gambarota, San Severo era in bonus, Gambarota accorcia le distanze realizzando il primo tiro dalla linea della Carità. 2 su 2, 3 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, 19 Ambrosia Bisceglie, 27 San Severo. Continua a difendere a uomo la squadra di Fantozzi, si butta dentro Ciribeni, c'è il fallo di Mattia Srigo, fallo evitabile. Stasera Ciribeni un fattore importante in attacco per San Severo, sta togliendo molte situazioni difficili per loro in attacco. È un giocatore esperto, anche lui, ed è un agonista. Fuori Mattia Srigo, due falli per lui. Torna Alessandro Cecchetti, resta invece in panchina Andrea Quarisa. Minutaggi differenti per le due torri delle contendenti. Per Ciribeni, che ha messo a segno però soltanto il secondo tiro libero, riportando San Severo avanti di 9 lunghezze, 28 a 19. Ancora un attacco per i nerazzurri che devono cercare assolutamente di trovare fiducia attraverso i canestri. Gambarota chiude il palleggio, trovato Torresi in ritmo, bel passaggio di scarico per Cecchetti che però fallisce un canestro facilissimo e dall'altra parte San Severo prova a punire e ci riesce con la tripla di Mattias Di Marco. Sono queste le situazioni in cui l'Ambrosia purtroppo si scolla, errori banali in attacco e subito incapacità di andare sul proprio uomo, si subiscono canestri di questo tipo. Subiamo anche un po' l'esperienza di San Severo che sicuramente mette a frutto l'importanza dei propri uomini. San Severo sta difendendo triangolo 2, marcando a uomo sia Stella che Mauro Torresi con Di Marco e Ciribeni. Vuole tenere palla Ciribeni, chiude il palleggio, riapre per Scarponi, da tre, tiro
assolutamente fuori bersaglio dell'ex di turno. Dall'altra parte l'Ambrosia con Mauro Stella, chiuso il palleggio, li consegna Cecchetti a Stella, si gioca un pick and roll ma Cecchetti non è profondo contro Marmugi. Cavalotta chiuso il palleggio, Stella nella tonnara sanseverese, il tiro in entrata, l'errore, polvere ancora bagnata per i nerazzurri. Forse provare a servire Cecchetti quando è accoppiato con Marmugi potrebbe essere produttivo. Alessandro ha un buon uso del piede ferro vicino canestro, sicuramente a livello fisico è sicuramente piccolo rispetto ai lunghi di questo campionato, però è molto bravo a muoversi in attacco. Gambarotta ancora un tiro aperto, nulla da fare, percentuali molto basse dei nerazzurri, sconsolato Coach Fantozzi, 1 minuto e 14 per fortuna il secondo quarto, poi si fanno anche queste cose, ed è chiaro che per gli avversari diventa terribilmente tutto facile. E Ivan Scarponi va a segno, gravissimo errore difensivo nei nerazzurri. È cominciato l'ultimo minuto, meno 12, 33-21, è un bel lavoro di Alessandro Cecchetti che va a segno, vuole un time out la panchina di San Severo, 23 Bisceglie, 33 per la formazione ospite. Da qui fino al termine del primo quarto, del secondo quarto, 51 secondi, cosa deve fare l'Ambrosia già nella terza frazione per provare a ridurre lo scarto? Innanzitutto adesso dobbiamo fare sicuramente una buona difesa e cercando di fare un tiro veloce per avere la possibilità di farne anche due in attacco. Nella terza frazione sicuramente è importante tornare in campo con un'intensità in difesa superiore anche alla nostra forza, perché sicuramente San Severo non mollerà di un colpo. Sicuramente l'ultima azione offensiva è molto importante, quello che dicevamo prima, Cecchetti vicino canestro ha buone capacità di uso di piede ferro, dobbiamo continuare a cercarlo, cercando anche di lavorare, se loro vanno a raddoppiare sul lungo, sugli scarichi, ed è molto importante. 51 secondi sul cronometro del secondo parziale, si aspetta il miglior Mauro Torresi anche. Ne abbiamo bisogno sicuramente. È rientrato Matteo Cercolani per alzare l'intensità difensiva al posto di Mauro Stella. Di Marco però è fortunato in questo caso e va a segno in tiro rapido, San Severo lo ha trovato, dal fallo di Di Marco su Cercolani che andrà in lunetta per due tiri liberi, e si tratta del terzo fallo per Mattias Di Marco. Si è verificata una situazione particolare perché comunque San Severo usa altro tipo di esterni per mettere pressione sul portatore di palla dell'Ambrosia. Abbiamo visto i Kanji e Scarponi su Mauro Stella, eppure si sono caricati di falli i playmaker. Sì, è vero, oggi sicuramente stanno cercando di mettere molta pressione un po' tutti, anche Di Marco e Ricci hanno messo molta pressione, ma questa è una caratteristica di San Severo. Cohen è un allenatore esperto e sicuramente un allenatore molto tattico. L'idea di mettere i Kanji o Scarponi su Mauro Stella è un'idea giusta, perché ovviamente hanno tutti e due braccia lunghe e sicuramente in difesa hanno un'altra struttura rispetto a Mauro. Uno su due per Matteo Cercolani, 24 Bisceglie, 35 San Severo, 20 secondi al termine di questo appassionante primo tempo con San Severo in vantaggio 1-0 in questa serie, che prova ad andar via per conquistare il pass verso le semifinali. L'errore di Scarponi da tre, si prende la responsabilità del tiro Gianmarco Reggio con grande personalità, 26-35, si conclude questo primo tempo al Paladome di gara 2. Un flash Saverio, quale potrebbe essere il protagonista che l'Ambrosia non ha ancora visto in questo primo tempo? Sicuramente Torresi è il protagonista mancato in attacco per l'Ambrosia, però penso che sia importante continuare a lavorare di squadra sia in difesa che in attacco.
penso che anche Gianmarco Leggio può diventare un protagonista col passare dei minuti, perché il ragazzo ha qualità, molta qualità anche in attacco. A più tardi per il terzo e quarto periodo di questo match, gara 2 tra Ambrosia Bisceglie e San Severo. Terzo quarto al Paladomen, gara 2 dei quarti di playoff tra Ambrosia Bisceglie e San Severo. Vito Troilo con il commento tecnico di coach Saverio Nero e la collaborazione di Costantino Freda per raccontare questa partita. 35 San Severo, 26 Bisceglie al termine del primo tempo. Primo tiro della terza pressione lo ha preso e sbagliato Mauro Stella. Mattias Di Marco si rivela preciso e riporta San Severo sul più 12. C'è spazio per questo tentativo di Giovanni Gambarotta, l'altro niente da fare, tocca Ivan Scarponi e conquista il rimbalzo difensivo. La palla recuperata nella zona che prova a fare contropiede con Giovanni Gambarotta, arriva il fallo e il canestro di Giovanni Gambarotta. Ossigeno puro, abbiamo detto, il contropiede, risorsa primaria per l'Ambrosia. Assolutamente sì, dobbiamo alzare i ritmi in difesa per cercare di prendere rimbalzi e palle recuperate per fare contropiedi. Giovanni è un giocatore troppo importante in campo per fare queste cose. È tornato Quarisa per San Severo, un po' sacrificato in vantaggio. Ora Enzo Cena, difficile trovare spazio, soprattutto quando Martucci è un giocatore utilizzabile anche nel ruolo di ala piccola. Sicuramente Marmugi e Cena sono due giocatori che in attacco possono fare molto male, quindi coach Cohen usa molto molto bene i due ragazzi. Direi che il lavoro che fanno gli esterni con Quarisa aprono sicuramente delle linee di passaggio importanti sia per Cena che per Marmugi in attacco. Del primo tempo abbastanza eloquente, nessun giocatore in doppia cifra nella partita, e questo è la cartina tornasole di una difficoltà delle difese che provano veramente a mangiare gli attacchi. 40 San Severo, 29 Ambrosia Bisceglie, lo precioso 2 di Leo Ciliberi per le terre, ma lo stella dal contatto è assolutamente fortunato in questo caso con ex compagno Ivan Scarponi. Palla per terra da destra, Giovanni Gambarotta, il tiro sbagliato, rimbalzo di Leggio che va a segno. È un rimbalzo in attacco importante perché dà fiducia alla formazione di coach Fantozzi. Attacca San Severo il blocco di Marcucci che poi dice oltre l'arco del 6,75 c'è un fischio di infrazione di passi commessa da Andrea Quarisa. 31 Bisceglie, 40 San Severo. Attacca la formazione di Fantozzi, consegnato non senza difficoltà tra Cecchetti e Stella, battuto per terra da Gambarotta per Leggio, il tiro dalla media però riesce, l'ultimo a toccare è un giocatore nerazzurro. All'Ambrosia manca quella striscia di due o tre canestri che possa anche infiammare il paladone. Abbiamo fatto un'ottima azione in attacco con molta pazienza, dobbiamo continuare a cercare l'uomo libero e continuare a lavorare di squadra in attacco e in difesa, continuare a stringere soprattutto gli spazi per Quarisa, e anche adesso abbiamo recuperato un'ottima palla e un ottimo canestro in attacco. Del lavoro dell'Ambrosia, il canestro di Mauro Stella su assist di Mauro Torresi, 33 a 40 meno 7. Si lavora sulle linee di passaggio, ha segnato la Quarisa Di Marco, quando gioca le pick and roll si aprono le batterie, questi due. Trovato ora Di Marco per una finta di tiro da tre punti, Leggio frana su Quarisa, fallo inevitabile commesso.
adesso da Gianmarco Leggio, il pick and roll apre degli spazi enormi al centro per San Severo. Soprattutto quando hai un giocatore come Quarisa che è bravo a muoversi all'interno dell'area. Sicuramente loro giocano molto bene di squadra e sono, hanno capacità anche di passaggio e di lettura importanti. Si divide per Andrea Quarisa che in questa stagione non ha certo brillato dalla testa. Il giocatore di San Severo con la percentuale più bassa, appena il 59%, tutto sommato la conferma anche in questa sessione. Esce Quarisa, rilevato da Enzo Cena, un cambio lo effettua anche l'Ambrosia, con coach Mattozzi che coglie Alessandro Cecchetti e si affida a Mattias Rigo. Si gioca con lunghi dalle caratteristiche simili. Anche Alessandro ha letto bene questo cambio di Cohen e adesso giocano abbastanza stretti in attacco con Enzo Edrigo contro Marmugi ed Enzo Cena. Sicuramente a livello di esperienza direi che entrambi possono difendere molto bene, attaccare molto bene contro i ragazzi di San Severo. Peccato per questo fallo in attacco di Gianmarco. Aggiusta il blocco Leggio, punito dall'attenta coppia arbitrale che sta dirigendo molto bene fino a questo momento l'attacco per San Severo. Restano 10 secondi, dimenticato Marmugi da Leggio. Attenzione a questo tipo di disattenzioni. Poi la palla recuperata dai nerazzurri perché Marmugi, anziché tirare, ha praticamente telefonato un passaggio facile facile a Mauro Stella. Il fallo di Scarponi che ha interrotto la transizione dei nerazzurri. Fuori Gianmarco Leggio, torna Alessandro Cecchetti. 6 minuti e 32 prima della penultima sirena di questa gara. L'Ambrosia deve assolutamente vincere per prolungare la serie, portarla a gara 3 che eventualmente si giocherebbe sabato 7 maggio a San Severo. Rimessa per la formazione di Scegliese, bella cornice di pubblico al Paladome, non c'è il grande pienone ma comunque si sfiorano, se non si superano, le 2000 presenze. Mauro Stella tiene palla, marcato da Scarponi, lo batte, prete, scarica per Gambarota, di tocco per Grigo, il lavoro di Marmugi, Grigo lo agita nel passaggio per Alessandro Cecchetti, che accorcia le distanze, che la Ambrosia ora è sul meno 6. Importante questa difesa per la squadra di Mattozzi, che dimentica ancora una volta sul più banale dei pick and pop Marmugi, che fortunatamente questa volta però non punisce la formazione dell'Azzurra. Gambarota sfidato al tiro, Cecchetti accoppiato con Cena, questa volta sfortunato, non riesce a mettere due canestri di fila. La squadra dell'Azzurra, Di Marco chiuso il palleggio, si guarda ancora Marmugi, non se la sente di tirare, difficoltà nel ball handling per Di Marco. Marmugi si gira ed è fortunato, qui sì che è fortunato, l'aiuto del tabellone riporta San Severo sul meno 8, da possibile meno 4. San Severo con scaltrezza ha approfittato della situazione, un contatto tra Ciribeni e Tornesi, il taglio di Gambarota, palla sotto per Cecchetti, ci vuole un passaggio di scarico, infrazione di passi, anzi no, fallo fischiato a Marmugi. Situazione al limite questa, abbastanza, però abbiamo avuto buona capacità per mettere la palla sotto, secondo me li possiamo mettere in difficoltà. Adesso Cohen rimette dentro Quarisa per pareggiare lo schieramento tattico in attacco. Vuole chiudere l'aria San Severo, e che roll tra Tornesi e Cecchetti, tiro da tre punti del capitano che non va a segnare. Tornesi purtroppo per i nerazzurri, solo due punti fino a questo momento dalla media di Marco. Da fare il pallone che deve
giocatori che fanno decisamente più fatica a difesa schierata. Cena, lavoro su gamba nota, penetra e scarica per Drigo che riapre per Fondesi, e arriva la tripla del capitano, meno 5. E non è un caso se siamo per essere di Fondesi a definire il minimo scarto tra le due squadre. È importante il canestro di Mauro, anche perché dopo tanti errori lui ha continuato a tirare. Per un tiratore è molto importante continuare a tirare e trovare un canestro per la squadra. Si va da Torresi dopo il canestro realizzato da Scarponi, che ha riportato San Severo sul più 7 in contatto. Civitelli ostinato su Torresi che si prende con ostinazione il tiro da tre punti, ma non lo mette. Arriva Cena al rimbalzo di Marco, già dall'altra parte il tocco di Stella che protesta perché sostiene di aver fatto carambolare il pallone su Civitelli. Si becca un fallo tecnico assolutamente evitabile. Tecnico fischiato a Mauro Stella. Ora un tiro libero e possesso palla per San Severo. Non sappiamo cosa Stella ha detto all'arbitro. Ovviamente in questa situazione la protesta ci può stare, vista da qua, anche se eravamo a 20 metri. Quanto mi riguarda, la palla era stata toccata dal giocatore di San Severo ed era una palla recuperata. Andrà in un'età ora Di Marco per un solo tiro libero, il possesso di palla per San Severo. Fondamentale ora simulazione degli avversari, cercare di non subire canestro, perché questo tipo di canestri tagliano le gambe. Assolutamente sì, in questo momento loro continuano ad avere inerzia, ma dobbiamo continuare a essere intesi. Cambio di difesa da parte di Sceglie, si prova con la zona, la squadra di Alessandro Fantozzi, 13 secondi, si prende un tiro di taglio e va a segno da tre punti, e purtroppo si avvera la profezia. San Severo più 11 con questa tripla di Di Marco, parziale di 6-0 della formazione ospite. Bel pallone veramente questo di Giovanni Gambarota per Alessandro Cerchetti. Ancora un tiro aperto per San Severo, ma dov'è la difesa dell'Ambrosia? Probabilmente era stata chiamata di nuovo l'individuale, anzi la 2-3, ma... e Cena ha approfittato con tutto lo spazio che c'era, giustamente. Passaggio Schitti, Cecchetti per Gambarota che riapre per Chiriati, che riapre per Drigo, deve tirare l'Ambrosia. C'è il palo abbastanza netto su Andrea Chiriati, commesso dal numero 7 Ricci. È il quarto fallo di Ricci. Ricci che proprio non riesce a incidere su questa partita, ha giocato veramente pochissimo, appena 6 minuti nel primo tempo, e ora è uscito nuovamente con il quarto fallo sul groppone. Tiri liberi Ambrosia con Andrea Chiriati. San Severo, squadra scaltra che punisce tutte le incendità, anche le più banali, della formazione nerazzurra. 42 Bisceglie, 52 San Severo, 2 minuti e mezzo. Ancora sul cronometro nel terzo quarto, tornata uomo l'Ambrosia, c'è un altro tiro da 3 punti, fallito da Di Marco. E di Cecchetti. Nessuno dei due allenatori ha chiamato time out in questo terzo quarto, ne restano perciò 3 a disposizione alle due panchine. La rimessa già effettuata da San Severo, poi a prendersi la palla di Marco di Pianol con Quarisa, molto profondo Quarisa, linea di fondo e fallo di Gambarota.
Barota su Ciribeni. L'Ambrosi aveva già esaurito il bonus, Ciribeni andrà in rete per due tiri liberi. Anche quando non riesce a trovare sbocchi, Sanseverio ha gli esterni che mettono la palla per terra e provano ad andare su, ad andare verso il terzo. Esterni hanno capacità di mettere la palla per terra e di giocare uno contro uno. Hanno anche ovviamente dalla loro parte una certa sicurezza nel punteggio e anche nell'aver condotto il campionato sempre davanti, gli permette di commettere anche qualche errore. 1 su 2 per Ciribeni, 42 Bisceglie, 53 Sanseverio. Ci riprova ancora con la zona, la formazione ospite e difficoltà evidenti dell'Ambrosia che non riesce a muoversi sul campo. Stella addirittura chiuso il palleggio e non riesce neanche a passare il pallone a un compagno. Forse ci vorrebbe un time out per trovare in ordine. Riapre, passaggio difficile per Scarponi, di tocco per Ciribeni, Scarponi da tre, non va, e l'Ambrosia abbassa i ritmi, un minuto e mezzo, Di Marco alla ricerca del pallone, Stella apre per Drigo, cross di Mattias Drigo, le difficoltà sono evidenti, arriva il fallo di Andrea Chiriatti su Scarponi. In questo momento ci manca un po' di energia. Mattias ha fatto un tiro, ha fatto molta fatica a tornare in difesa. Ci manca quell'energia che forse ci è mancata un po' tutto l'anno. Però penso che troveremo ancora attraverso i giocatori importanti che abbiamo ancora delle... Ancora... possiamo trovare ancora degli spunti per tornare in partita. Non era fallo quello di Chiriatti su Quarisa, invece una palla persa, questa dell'esterno Barbettano che ha praticamente passato la palla all'avversario. Corna Torrente, inevitabile il ricorso al capitano Quarisa. Farelli che passa è fatto, profondo, riceve palla a due metri dal canestro, diventa difficile allora per un giocatore come Cecchetti marcarlo. Adesso vanno nei loro punti di forza. Errore di Mauro, di Mattias Drigo, va a fare contropiede anche Sanseverio e ci riesce. Andando a segno con Ciribeni, si è scollata l'Ambrosia adesso, si è veramente scollata. Più 15 Sanseverio, 57 a 42. Per concludersi questo terzo quarto che la formazione di casa dovrà in fretta dimenticare per provare a riaprire la partita, anche se è oggettivamente difficile. Step back di Drigo, prova a fare un altro tiro da tre punti sbagliato. Si conclude il terzo quarto con Stella per le terre, addirittura i crampi per la Stella, prima anche un altro giocatore. 42 Bisceglie, 57 Sanseverio. Difficile ora affrontare un discorso tattico in questa situazione di grande difficoltà e con questo punteggio basso, 15 punti di differenza diventano tanti. Tanti, sì. Abbiamo ancora un quarto per cercare di avvicinarci a Sanseverio. Sicuramente ci manca un po' di energia, sicuramente loro per come hanno giocato stasera ma per tutto il campionato continuano ad avere tanta intensità nel loro gioco, sia offensivo che difensivo. Secondo me non dobbiamo abbatterci, dobbiamo cambiare faccia e cercare di rientrare in partita. È molto difficile ma giochiamo in casa e dobbiamo tentare di farlo. Ancora a terra Mauro Stella. Per il playmaker nerazzurro che ovviamente dopo il contatto molto violento con i Kanji in gara 1 non è al meglio delle condizioni, entrerà credo Matteo Cercolani.
terzo quarto ha realizzato 16 punti, nei primi due entrambe le volte 13, è aumentato leggermente il fatturato in attacco, ma San Severo ha alzato le percentuali, ha messo a segno 22 punti e ha marcato una maggiore distanza nei confronti dell'avversario. Direi che in questo momento San Severo ha sicuramente più energia di noi, e sicuramente il fatto che ha elevato l'intensità e la velocità in attacco sono dovute anche a un calo nostro dal punto di vista fisico. Riprende il gioco, è uscito Mauro Stella, rilevato da Matteo Cercolani, è uscito anche Quarisa per distorsione alla caviglia. Fuori Quarisa, è tornato Marbucci per San Severo, che ha 15 punti di vantaggio e deve gestire, forse non così, palla recuperata dai nerazzurri, Cercolani, la palla sotto per Cecchetti, Quarisa non c'è. E si vede. Adesso realizzato da Alessandro Cecchetti. 14 per Alessandro Cecchetti, miglior realizzatore delle nazioni in questa gara. Il fallo è stato commesso da Enzo Cena, il suo secondo personale. Meno 13 che diventa meno 12. Attacca San Severo, ancora Di Marco, la finta del tiro da tre punti, poi simula un contatto con non so quale componente della fisica, Cercolani era a due metri, fallo di Gambarotta, però è evidente che anche questo fa parte del gioco. Laterale San Severo, dai e vai tra Scarponi e Di Marco, gira palla per il destino, la formazione ospite, c'è una finta il tiro di apre per Scarponi, trovato Marbucci e Leggio lo rimonta stoppandolo, seconda stoppata nella partita di Gianmarco Leggio. Cecchetti lavora, segno, veramente un'ottima partita quella di Alessandro Cecchetti. 47 Bisceglie, 57 San Severo, è uscito Quarisa, in un minuto Lambrosi è tornato da almeno 15 a meno 10. È importante l'uscita di Quarisa, ma anche il fatto che stiamo appoggiando la palla a Alessandro Sotto, che è molto bravo, ha capacità di uso di piede ferro e sta facendo ovviamente un'ottima partita. So time out chiesto dalla panchina giallonera. Ambrosi ha chiuso la regular season del campionato di Serie B con 28 punti, frutto di 14 vittorie e 16 sconfitte. È stata una stagione particolare quella dei nerazzurri. All'inizio del campionato la società aveva scelto di affidarsi a Valerio Corvino per guidare la squadra. I risultati non hanno premiato questa decisione, 6 partite, 5 sconfitte, una sola vittoria, la decisione di cambiare e ingaggiare Alessandro Fantozzi, che ha conquistato 13 vittorie e l'Ambrosia si è qualificata così ai playoff. Sono arrivate anche belle vittorie, quella di Monteroni decisiva per conquistare l'ottavo posto, quella di Campri anche, giusto ricordarla. Intanto c'è un fallo in attacco fischiato a Luca Marmucci, non l'ha presa bene il coach di San Severo, veramente arrabbiato col suo giocatore. Meno 10, palla in mano per l'Ambrosia. Gambarotta da 3, questi tiri riaprirebbero la partita, ma coach Fantozzi forse avrebbe preferito tutt'altro tipo di scelta offensiva. Fallo in attacco piuttosto evidente di Mattia.
tessera di Marco e il suo quarto fallo personale. Senza Quarisa e senza Di Marco, San Severo diventa di gran lunga una squadra normale. Diciamo di sì, sicuramente il fatto che Quarisa sia uscito ha aperto sicuramente molti spazi vicino al canestro. Di Marco è un playmaker atipico, sicuramente dà molto a San Severo in attacco, ma delle volte toglie anche qualcosa. La partita è ancora là, si può giocare, 8 minuti ancora lunghissimi. 10 punti da recuperare per i nerazzurri. Di Marco per il momento resta in campo, anche perché il suo sostituto è Ricci, che ha ugualmente 4 falli, e quindi bisogna decidere per priorità. Una palla assegnata adesso a San Severo, con le proteste veementi di Gianmarco Leggio. Ancora a giocare Cena, mentre scarica per Scarponi, non se la sente di tirare. Di Marco vuole lavorare con Cercolani a 4 falli, arriva però un taglio facile facile di Scarponi. Non si possono subire questi canestri nei playoff di Serie B. No. Purtroppo Giovanni ha perso le spalle Ivan Scarponi, loro hanno giocato, hanno cercato di avere pazienza in attacco, mi hanno portato a casa 2 punti importanti. Ottimo canestro adesso di Matteo, che ridà fiducia a se stesso e alla squadra. Meno 9, D'Ambrosia con l'assist di Paolo Torresi, 59 a 50. Marcucci provato per subire la 3, non lo prende, si va alla Scarponi che però replica subito. San Severo sa qual è la situazione in cui può colpire e torna sul più 12. Ora la cosa non deve assolutamente mollare. Torresi a portare difesa ancora, spazio per Gambarota che serve Cecchetti riapre per Cercolani, ritrovato Cecchetti, tiro corto, tocca a Leggio al rimbalzo e questa volta la coppia arbitrale restituisce il mal tolto precedente ai nerazzurri. Prima palla bianca, l'hanno data nera, adesso hanno invertito. Fuori intanto Alessandro Cecchetti. Coach Fantozzi prova a cercare risposte da Trigo e Torresi. Trigo solo 2 punti fino a questo momento. Ora spalle a canestro di Alba, però a Cercolani, Gambarota con un tiro difficile, Oscar 24 ostinato, a rimbalzo Giovanni Gambarota, c'è il fallo commesso da Enzo Cena. L'ostinazione non sta mancando sicuramente nella zona, l'impegno massimo che la formazione di casa sta mettendo in questo match. Tornerà i Kanji, fuori Marmugi. Quintetto più basso per San Severo. Sta passando ancora il quintetto. Tiri liberi per Giovanni Gambarota. Stella resta in panchina, non sembra potercela fare. E 33 secondi, un solo fallo di squadra per Ambrosi in questo quarto parziale, ma San Severo è già in bonus. Invece vedremo quali saranno le scelte dei due allenatori. Meno 11 intanto, con il canestro messo a segno da Giovanni Gambarota, l'Ambrosi deve assolutamente alzare l'intensità difensiva. Torresi, Franco Bollato con Ciribelli, non altrettanto vivo con i Canci. Ci prova da 3 Scarponi, la palla entra ed esce, per fortuna dei nerazzurri. Deve essere un canestro pesantissimo, dalla media Gambarota si prende la responsabilità, errore, tiro al primo passaggio, che certamente non fa lavorare e stancare San Severo, che ha il bonus dopo 3 minuti e mezzo. Forse sarebbe il caso di provare delle soluzioni anche di attacco al ferro per andare in lunetta. È importante continuare a correre se abbiamo ancora energia. Buon fallo conquistato da Matteo. Sicuramente abbiamo bisogno di difendere, di prendere in basso, di correre, di mettere loro in difficoltà.
soprattutto di evitare, soprattutto adesso, tiri forzati. Dobbiamo continuare a lavorare, possiamo farlo anche vicino canestro con Mattias e con Leggio. Tiri liberi ancora per i nerazzurri con Matteo Cercolani. Ora in campo Sansevero ha sia Ricci che Di Marco ed entrambi hanno 4 falli e Sansevero ha già il bonus. Questo potrebbe essere condizionante per la formazione ospite. Adesso è importante che continuiamo a difendere. Buon rimbalzo di Mattias in attacco e ottimo canestro. Ora dobbiamo continuare a difendere e andare in contropiede e cercare di attaccare il ferro in continuità. L'Ambrosia ha mangiato 3 punti in questa azione a Sansevero e si è riavvicinata sul meno 8. Il Focena con imbarazzo riapre per Di Marco. Ora si cerca proprio lui, vuole prendersi questo tiro da 3 ma non lo mette. Imbarazzo di Giovanni Gambarota. Un po' lento l'attacco dell'Ambrosia, non riesce a fare quella transizione che potrebbe risultare fatale per Sansevero. Da 3 Leggio! Questo è pesante! Questo è pesante! Una situazione favorevole per il Sansevero, però Di Marco! Demolito la Leggio! La stoppata di Gianmarco Leggio! Dall'altra parte l'Ambrosia deve fare canestro, Torresi da 3, non va! Rimbalzo di Gambarota che inavvertitamente lo soffia a Drino. L'Ambrosia incredibilmente ha avuto la palla del meno 2. Ora Sansevero proverà forse un tiro pesante. Loro sicuramente sono in difficoltà in questo momento, ma hanno trovato un canestro importante di Siena. La partita è ancora lunga, siamo là, abbiamo alzato il ritmo in difesa, abbiamo sbagliato forse un tiro aperto semplice di Mauro, ma possiamo e dobbiamo crederci ancora. 4 minuti e 35, 57 Bisceglie, 64 Sansevero, non è troppo tardi ancora per trovare la rimonta. Ancora no, dobbiamo continuare a essere intensi e soprattutto a crederci. I ragazzi comunque stanno dando il massimo e questa era la risposta che dovevano dare dopo la partita vista sabato a Sansevero. Situazione falli molto complessa per la formazione ospite, 4 Ricci, 4 Di Marco, 3 Cena, 3 Scarponi, 3 Marmugi, in casa nerazzurra invece Leggio e Gambarota con 3 falli. Situazione piuttosto tranquilla per gli altri che sono a 2 o a 1. Addirittura Cercolani ancora a 0. Sansevero è in bonus, forse bisognerebbe scommettere qualcosa sull'uomo di cui si occuperà i Kanji. Ma in questo momento penso che conta poco, ecco, queste sono le cose che purtroppo fanno abbastanza intavolare l'allenatore. Le palle perse inutili, per fortuna che la palla rimane nostra. Penso che in questo momento stiamo facendo riposare un po' Giovanni Gambarota, ma penso che nel giro di poco penso che possa essere molto utile la squadra. Per canestro di Matteo Cercolani, che stasera ha dimostrato di essere nella partita e sta lavorando molto intensamente. Canestro importante di Cercolani che la Lerce non la prova opaca. Linea gara 1, si lavora per i calci, il passaggio di scarico, tiro da 3 punti, lo prende Scarponi, non va, però l'Ambrosia lo fa tagliare fuori. Rimbalzo conquistato dai Kanji, che perde palla, che perde palla, poi però c'è una fesseria e nerazzurri, un parapiglia terribile, sbagliano un po' tutti e c'è il gol in attacco di Kanji, antisportivo ai danni rintiriati. Questo episodio sul meno 5 a 3 minuti e 48 può dare all'Ambrosia quella spinta in più. Assolutamente sì. Come abbiamo già detto diverse volte, i Kanji è questo giocatore qua, un ragazzo giovane, un ragazzo che soffre la pressione terribilmente e sicuramente in questo momento ha dato una spinta in più alla squadra di casa. Dobbiamo capitalizzare al meglio questi due possessi. Certo, fondamentale.
però li ha creati sconsolatissimo coach Tagliozzi. A questo punto la partita è veramente in bilico, questo 0-2 è pesantissimo, la partita ora è davvero in bilico. Quanta differenza fa Guarisa, un centro dominante, a questi livelli? Fa tanta differenza, il fatto che non sia in campo sicuramente per loro è un fattore negativo, noi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo la sua assenza. Fallo in attacco che c'era, commesso da Mattia Srigo, palla persa. Se c'è, non c'è forse modo peggiore di capitalizzare un'occasione del genere. 0-2 e palla persa con un fallo in attacco. Purtroppo sì, purtroppo. Era importante capitalizzare queste due situazioni. Però i ragazzi stanno continuando a difendere, questo è importante, abbiamo recuperato ancora pari. Un altro fallo di Marmugi, il suo quarto fallo personale. Ambrosia casca per le terre, Scarponi, questo fischio però è insomma difficile commentare questo fischio, però difficile subirlo, sicuramente è stato molto bravo Scarponi a far commettere questo piccolo errore agli arbitri, anche se devo dire che la partita è stata arbitrata molto bene. 3 minuti e 15 secondi, 59 Ambrosia Buscetta, 64 San Severo. E la pressione sulla formazione ospite, Ambrosia non è ancora in modo, si prende il campo fatto di Marco accogliato con Cercolani, con lavorato molto poco, ma praticamente tutta la parte centrale in campo, passi di Marco, che adesso rimprovera i suoi compagni di non aver praticamente fatto alcun movimento senza palla. San Severo sta avendo difficoltà adesso nel giocare senza palla, prima era fluido l'attacco della formazione ospite. Questa difficoltà l'ha avuto anche sabato per l'ottima difesa dei ragazzi. Penso che in questo momento anche le energie di San Severo stiano cominciando un po' a vacillare. 3 giocatori con 4 falli per San Severo, uno di questi è Marrucci, accoppiato con Leggio che va a girare, gli arriva il quinto fallo. Da Marrucci era assolutamente inevitabile. Esce quindi dalla partita il primo protagonista. Torna Guarisa, che evidentemente è in condizioni per riprendere la gara. Non è lo stesso per Mauro Stella, si sono riacutizzati i problemi di gara 1. Non ce la fa proprio Mauro Stella, ma più che il contatto di gara 2 forse ha influito la condizione derivante da gara 1. Ovviamente sì, Mauro ha fatto un grande sforzo a tornare, ha recuperato bene, ma purtroppo non si è potuto allenare durante la settimana, quindi stasera ha pagato la punta. 64 San Severo, 61 Ambrosia Buscetta. Adesso la partita si fa calda e Renzo Cena è uno di quelli caldi, sa come punire l'ennesima disattenzione nella zona in difesa. Più 6 di nuovo San Severo, Chiriatti, la palla sotto per Leggio, accoppiato con Clarissa, questo sarebbe fallo. Leggio spedisce un pallone sugli spalti, passaggio di scarico troppo forte, 2-0-8, e ora San Severo accarezza l'opportunità di condurre questa partita in porto. Torresi contro Ricci, prova il taglio flash pivot, Guarisa che torna per giocare pick and roll con Ricci, accettato il cambio, Leggio poi abbandona Ricci, l'altro tiro da 3 di Enzo
Cena, questa volta sbagliato, Coach Fantozzi chiede di spingere il pallone, ma l'Ambrosia non lo fa, trovato Leggio che riapre sul filo dell'infrazione di passi, Cerquani, passaggio battuto per terra, Berrigo! Tripla! Pesantissima! Non è ancora finita! 64-67! Un minuto e mezzo! Questa difesa è importante per l'Ambrosia! Assolutamente sì! Ripeto, tanta pazienza in attacco e siamo stati bravi! Siamo stati bravi con Matteo a cercare l'uomo giusto! Quindi Matteo si ha messo un canestro importante! Ora una bella persa che purtroppo ci costa un colpo più! Incredibile palla persa di Cercolani, il canestro realizzato in contropiede da Ivan Scarponi, time out inevitabile per coach Fantozzi, dovrebbe essere il suo secondo a disposizione, 64 Ambrosia Bisceglie, 69 San Severo, dal potenziale pallone del pareggio, Ambrosia è tornata nuovamente sotto di 5. No, così Matteo ha fatto ottime cose stasera, purtroppo ha esagerato in questa penetrazione in uno spazio che non c'era. La partita però è ancora lunga, perché un minuto dalla fine ci sono almeno due possessi per noi. L'Ambrosia rimetterà la palla in gioco da una zona d'attacco, siamo negli ultimi due minuti della partita. In campo gli stessi protagonisti su entrambi i fronti. Ricci e Di Marco hanno quattro falli. Nessuno invece tra i nerazzurri è in questa condizione. Pallone rimesso in gioco, il blocco di Brigo per l'uscita di Torresi. Brigo poteva giocare uno contro uno, sbaglia canestro contro Cena, preferisce lavorare per un tiro da tre, non lo mette, si butta per il rimbalzo Andrea Chiriatti. Ambrosia chiede, potrebbe andare a commettere fallo. Coach Fantozzi ha chiesto di commettere fallo, qualcuno in campo ha capito che bisognava cambiare sui blocchi. Purtroppo sì, a volte la pallacanestro è molto semplice, Matteo è un ragazzo poco esperto e purtroppo ha capito in ritardo che dovevamo commettere fallo e abbiamo perso 4-5 secondi. La prossima è il bonus, ora Di Marco non vuole minimamente sapere di perdere il pallone. Arriva il fallo di Torresi che si arrabbia con i suoi compagni perché il fallo avrebbe potuto commettere chiunque. Secondi, tiri liberi San Severo con Di Marco che realizza il primo. A 71, meno 3, palla in mano, l'Ambrosio non ha capito più nulla. Torresi dalla media, va a segno, arriva il time out. 66 Ambrosia, 71 San Severo, 20 secondi al termine. Ora San Severo rimetterà la palla, verosimilmente ci sarà un fallo su Di Marco che sarà il portatore, l'unico tipo di pressione che possono mettere i nerazzurri è su Di Marco per impedirgli la ricezione del pallone. Cosa si dice a una squadra in una situazione del genere a 20 secondi dal termine? Sicuramente è importante che siano concentrati su quello che Alessandro adesso gli sta dicendo, sicuramente dal punto di vista tattico a 20 secondi dalla fine dobbiamo stare sulle linee di passaggio e cercare di fare un fallo e poi dopo con un time out rimettere la palla da questa parte.
a 20 secondi alla fine, è dura portarla a casa, però penso che i ragazzi possano dare ancora tutto se stessi. Rimessa San Severo, 20 secondi e 7 decimi al termine di questa gara 2 dei quarti di finale playoff tra le migliori realtà della Serie B per quanto concerne il basket pugliese. Sicuramente San Severo sono, San Severo e Bisceglie sono rispettivamente la seconda e terza forza della pallacanestro pugliese, oltre naturalmente la capitale Brindisi. Fallo su Scarponi che andrà in lunetta per due tiri liberi, 19 secondi. Realizzato il primo tiro libero da Ivan Scarponi, segnando anche il secondo, metterebbe tre possessi tra le due formazioni. Non va però il secondo, il pozzo di Leggio, il tempo passa e l'Ambrosia deve provare un tiro e sicuramente non è perdendo così il tempo che ci riesce. Fallo in attacco fischiato a Mauro Torresi, a Gianmarco Leggio, chiedo scusa, era Torresi che aveva preso palla. Fallo di Leggio e intanto fuori Di Marco, dentro Romano. Si conclude così, sono 10 secondi ancora da giocare. È inverosimile che San Severo si lasci sfuggire questa partita. San Severo si qualifica per la semifinale playoff del campionato di Serie B. Certamente la stagione dell'Ambrosia è comunque da considerarsi positiva, visto il raggiungimento dell'obiettivo che era l'ottavo posto e la partecipazione ai playoff. Ora per il basket bisceglese si aprirà naturalmente il momento delle riflessioni a termine di ogni stagione come di consueto, e la programmazione magari per una prossima annata di livello leggermente più alto, cercando di andare oltre l'ottavo posto, stare sempre nei play-off. Terminata la partita con la vittoria di San Severo 74-66, meritatamente la formazione giallonera approda alle semifinali. Salerio, si conclude quest'annata per l'Ambrosia.